Sì, grazie, grazie, grazie Alfredo, un saluto da Chieti, mi unisco anch'io ovviamente ai tuoi ringraziamenti al professor Vecchiet e la domanda è d'obbligo, professore, noi ci eravamo visti poco meno di un mese fa, si era parlato di quello che sarebbe potuto accadere, ci sono state ulteriori chiusure, sono state chiuse le scuole, però i numeri continuano ad essere numeri preoccupanti, con gli ospedali intasati e con il numero dei positivi che non scende. Cosa non è andato per il verso giusto, oppure se c'è una spiegazione anche medico-sanitaria, oltre che quella relativa evidentemente a dei comportamenti da parte di alcuni cittadini non consoni a questa pandemia. Però questi numeri continuano ad essere numeri preoccupanti. Beh, intanto è un dato nazionale, quindi leggevo che addirittura l'Emilia-Romagna, proprio per la pressione che sta ricevendo sugli ospedali, ha deciso di interrompere tutta quella che era l'attività programmata non Covid, ovviamente. E questo ovviamente è un dato preoccupante. I fattori che possono aver influenzato la diffusione del virus sono sicuramente legati alle varianti, che sono state una novità che ovviamente non ci aspettavamo, e sicuramente la zona rossa un anno fa aveva dato dei risultati, scusa, il lockdown aveva dato dei risultati che la zona rossa tenta di raggiungere con qualche difficoltà, perché comunque il virus approfitta della circolazione delle persone e quindi se le persone continuano a circolare anche in misura minore il virus circola lo stesso. Professore, allora le chiedo, occorre tornare al lockdown di un anno fa con tutte le conseguenze del caso, soprattutto a livello economico? Guardi, io devo dirle, se i numeri continuano a essere questi, io non credo che possa esserci un'economia sana con una popolazione ammalata. Per cui, francamente, penso che dovrebbe anche, si dovrà arrivare obtorto collo a questa soluzione. Spero di no, ma se i dati continuano a essere così, credo che ci siano poche scelte. C'è la possibilità che da lunedì prossimo possano tornare gli studenti a scuola, possano riprendere le lezioni in presenza. È una possibilità, non c'è ancora ovviamente l'ufficialità, non c'è ancora la certezza, ma rumors dicono che potrebbero tornare i ragazzi a scuola e questo potrebbe essere un altro problema. Lei cosa si sente di dire da medico sanitario che è in campo ormai da un anno ininterrottamente? Ma guardi, in questo momento noi dobbiamo concentrarci sulle vaccinazioni, che è l'unico strumento che abbiamo per combattere questo virus. Io le dirò, sono un po' perplesso all'ipotesi di riaprire le scuole, perché intanto corriamo il rischio di doverle richiudere immediatamente con la prima presenza di focolai. E inoltre, tutto sommato, ripeto, se vogliamo evitare che il virus circoli, dobbiamo ridurre la circolazione proprio delle persone e quindi degli adolescenti. Tenga presente, e poi concludo, che purtroppo la circolazione del virus nelle popolazioni più giovani poi reintroduce il virus in famiglia, dove possono essere colpite anche le generazioni più anziane, che poi sono quelle che in percentuale maggiore hanno bisogno dell'ospedale. Prima di dare la linea al collega Alfredo Primante allo studio per qualche domanda, qualche sollecitazione, le chiedo ancora, professore, come è cambiato questo virus a distanza ormai di un anno, praticamente un anno esatto? Si legge e si sente dire che in questa terza ondata, in questa terza fase, ci sono malati più giovani. È così? Assolutamente sì, ma ci sono malati più giovani, a mio parere, non perché il virus abbia cambiato così drasticamente le sue caratteristiche, ma molto semplicemente perché un anno fa con il lockdown i ragazzi erano obbligati, purtroppo per loro o per fortuna, a stare a casa, invece in questa fase ovviamente questa limitazione non c'è e quindi siccome sono i ragazzi che sono un po' più, diciamo, inclini a non essere attenti alle misure di sicurezza, sono quelli che ovviamente rimangono più spesso coinvolti dalla malattia. Alfredo, linea a te. Sì.
Sì, due considerazioni rapidissime. La prima che si riallaccia al discorso che stavate facendo voi da Chieti ed è relativamente ai vaccini, perché lei ci ha detto insomma che anche i ragazzi si stanno ammalando sempre di più. Allora volevo chiederle se i protocolli sappiamo che non lo prevedono, però perché non si prevede una vaccinazione di massa all'interno proprio delle scuole per cercare di eliminare una parte del problema, anche perché questi ragazzi poi tornano a casa e molto spesso contagiano anche genitori, nonni e quant'altro. Beh, la ringrazio perché è una domanda molto bella che mi dà modo anche di spiegarmi meglio. I ragazzi si contagiano di più, ma per fortuna non si ammalano. Abbiamo imparato che contagiarsi per fortuna non significa sempre ammalarsi. In questo momento la sua riflessione, che io condivido, cioè dovremmo vaccinare anche i ragazzi, non è così facilmente attuabile, perché è innegabile che noi dobbiamo dare una gerarchia di necessità. Quindi i ragazzi che nella percentuale maggiore si contagiano ma non si ammalano sono in qualche modo, dovrebbero essere protetti dopo aver protetto le categorie che sono più a rischio, quindi le persone anziane, le persone gli over 50, il personale della scuola. Quindi se noi avessimo una bacchetta magica per poter vaccinare 1 milione di persone al giorno, io credo che anche i ragazzi dovrebbero essere vaccinati. In questa fase in cui bisogna fare un cronoprogramma, ha una sua logica non vaccinarli, però questa logica diventa tanto più vincente quanto più noi però teniamo le scuole chiuse, a mio parere. Altra considerazione riguardo le parole del professor Parruti proprio di qualche ora fa, insomma, che spiegava come dal suo punto di vista persone di 40-50 anni rispetto alle ondate precedenti, se non ho capito male, registravano una patologia importante che anche il professor Parruti faticava un po' a spiegarsi, cioè delle polmoniti molto pesanti, mi perdoni magari i termini non proprio scientifici. Ecco, volevo capire anche se lei ha lo stesso punto di vista e se vi siete dati una spiegazione di quello che sta accadendo. Ma guardi, io devo dirle che prima di esprimere giudizi direi che dovremmo avere dei dati più certi e in qualche modo non mi affiderei sulla mia personale sensazione, che potrebbe essere magari indotta ad una riflessione emotivamente sbagliata, e quindi io le devo dire sicuramente il virus sta circolando molto, sta circolando anche tra i giovani adulti. In questo momento dobbiamo essere tutti insieme, ognuno di noi deve fare il proprio e ognuno di noi deve considerare l'opportunità appunto di contribuire alla non diffusione del virus aderendo in maniera maniacale a tutte le indicazioni che ormai ben conosciamo rispetto alla mascherina, il distanziamento e l'igienizzazione delle mani. Prima di ridare la linea a Paolo Renzetti, un'ultimissima domanda, gliel'avevo fatta anche nella volta precedente in cui ci eravamo sentiti, e diciamo, a livello di sistema globale sanitario regionale, nonostante insomma le percentuali poi siano da soglia d'allarme, oltre la soglia d'allarme, volevo sapere la resilienza del sistema sanitario abruzzese: è ancora in grado di far fronte all'emergenza o anche da questo punto di vista si cominciano ad avere dei problemi? Ma io mi auguro di no, i problemi sì ci sono quotidiani, sono cronici, vediamo da un sistema sanitario desertificato negli anni precedenti, quindi è stata una continua rincorsa, è innegabile che l'ospedale in quanto struttura architettonica in difficoltà non lo è, sono in difficoltà quelli che ci lavorano, perché il personale è da un anno che è sottoposto a uno stress emotivo, fisico, e quindi io devo dirle sono molto grato. Perché chi lavora in questo momento sta dando un grande esempio e mi piacerebbe che questo fosse percepito anche da chi ci ascolta, perché spesso non è così, insomma. Paolo.
Sì, prima di salutarci, ovviamente ringrazio già da ora il professor Vecchiette per averci ospitato qui all'interno della clinica universitaria del Santissima Annunziata. Professore, siamo al picco oppure no? Questa è la domanda che molti si fanno, perché si era parlato del 15-20 di marzo come periodo in cui probabilmente ci sarebbe stato il picco proprio di contagi. E poi la domanda che tutti vorrebbero una risposta: quando si potrà iniziare davvero a vedere la luce, al di là ovviamente della politica vaccinale che proseguirà nella nostra regione? Si parla sempre di mesi caldi, di temperature calde che ovviamente potrebbero andare a creare problemi al virus. Quando, volendo fissare un termine, potremmo iniziare a vedere la luce in fondo a questo tunnel? Ma sa, forse inasprire in qualche modo le norme e le misure di circolazione delle persone in questo momento potrebbe avere una doppia valenza, perché ci darebbe un vantaggio sulle vaccinazioni e probabilmente ci metterebbe in condizioni di affrontare i mesi estivi con una percentuale di virus nel territorio ancora più bassa. Rispetto alla prima domanda, cioè quando e se siamo già nel picco, noi è già da qualche giorno che abbiamo la sensazione che i numeri non scendano. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Io a questo punto devo dirle non so più fare previsioni, perché è davvero complicato.